Ciascuno di noi conosce qualcuno che si è scaldato nella gabella. Adolf? Hai scaldato la gabella? Don Chisciotte si è certamente scaldato la gabella. Iscriviti al canale soprattutto se stai per venire in vacanza o a lavorare in provincia di Brescia e non conosci nessuno dei nostri potaverbs, altrimenti rischi di fare come il turco. Non sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto. Dehmet falganaho, te la rega in devolute del tuo ariadigel del formai. Kel, quello del... del... formai... formaggio... Ma chi è quello del formaggio? Quello del formaggio non è uno che ha a che fare con il formaggio. È soltanto uno che ti mette in riga, una volta per tutte. Fico! Allora se uno si è scaldato la gabella e incontra quello del formaggio... Certo, se Adolf avesse incontrato prima quello del formaggio, sarebbe stato meglio per tutti. Ma si può anche usare in versione futura. Nei confronti di qualcuno, per esempio, un po' arrogante. Stai attento, perché un giorno incontrerai quello del formaggio. E in più questo potaverb non si usa soltanto a Bergamo e Brescia, ma si usa in tutto il nord Italia. O quasi. Perché lasciarsi sfuggire, amico meridionale, l'opportunità di utilizzare il potaverb quello del formaggio? Perciò eravamo in tre, sulla Vespa, senza casco e senza revisione, come al solito. E non sapevamo che più Brescia non si poteva fare. E poi a un certo punto abbiamo incontrato quello del formaggio lì, un poliziotto. Ma non vuoi che ci voleva ritirare la Vespa? Ti rendi conto? Ma... Se stai per salire qui al nord, vatti a vedere tutti gli episodi dei nostri potaverbs. E ne avrai bisogno. Quello del formaggio non è uno che ha a che fare con il formaggio. È soltanto...